Siamo alla Sala Roma di Nocera Inferiore con la direttrice scientifica, che mi dirà lei il nome perché stamattina ho difficoltà a ricordare i nomi, così non sbaglio. Prego. Sono Mariangela Palmieri e mi onoro di far parte della direzione scientifica della Città Incantata Film Festival, che questa mattina presentiamo alla stampa. Presentiamo la nona edizione, in realtà la Città Incantata Film Festival oggi però festeggia, diciamo, l'inizio del decimo anno di attività. Lo scorso anno c'è stata una edizione, potremmo dire, un po' a scartamento ridotto, che è cominciata dopo la pausa imposta dal Covid. Quest'anno invece si ricomincia con un'edizione in piena regola. Abbiamo un cartellone molto ampio, sono 9 film in programma che sono articolati in alcuni macro temi. Sicuramente il tema per l'infanzia, che abbiamo definito questo contenitore che abbiamo chiamato Crescere Insieme, e poi ci sono i diritti umani, è un tema molto caro alla Città Incantata Film Festival, e il tema della diversità come ricchezza. Si tratta appunto di una tematica che intreccia molte questioni legate al presente, e quest'anno c'è una novità, c'è un ciclo dedicato alla storia che abbiamo chiamato Storia e Storia. Infatti, proprio su questo, perché rispetto al programma che avevo letto anche l'anno scorso, questa, appunto, l'hai detto proprio tu, è una novità. Spiegaci meglio, questa storia nelle storie è davvero interessante. Poi parlare di storia oggi è soprattutto molto importante. Parlare di storia è importante, ma è difficile. Purtroppo viviamo in un tempo in cui il presente ha finito per schiacciare le altre dimensioni del tempo, che sono appunto il passato e il futuro. Viviamo in una specie di eterno presente, si parla anche di presenteismo. Invece è importante recuperare l'articolazione del tempo in passato, appunto presente e futuro. È importante recuperare il passato, o meglio la storia, che è una cosa diversa dal passato. La storia è la lettura e interpretazione del passato che ci aiuta a capire chi siamo, da dove veniamo, come eravamo. Quindi la storia ha a che fare con le memorie sicuramente, ma anche con le identità, che sono individuali e collettive. Ho letto che ci sono, scusami se ti interrompo, anche dei concorsi proprio rispetto a questo ambito. Esattamente, anno. Quindi non soltanto i ragazzi vedranno in sala dei film a tema storico, abbiamo scelto come tema specifico quello del lavoro e anche dell'impresa italiana, del Made in Italy, però a partire appunto dalla visione di questi film poi chiederemo ai ragazzi proprio di realizzare, di elaborare quella che viene definita la restituzione, che possono essere di vario tipo, poi ci sarà un bando attraverso il quale appunto chiediamo ai ragazzi di produrre degli elaborati che hanno a che fare con il tema storico prescelto, quindi mettendo proprio loro in condizione di operare come dei piccoli, dei giovani storici. Avendo tu offerto, insomma, il tuo servizio, se così si può dire, a questa manifestazione, già l'anno scorso c'è stata l'adesione di tantissime scuole. La risposta dei ragazzi, perché la scuola è l'istituzione, ma i ragazzi, cosa hai visto? Sono curiosi, fanno domande, si appassionano, scoprono qualcosa che, a cui forse ne parlavamo prima, non sono tanto abituati. Allora, sicuramente c'è una bella risposta, lo testimonia il fatto che comunque le nostre mattinate sono sempre piene, per cui c'è certamente il piacere di venire in sala. Alle volte c'è uno sforzo, soprattutto per i ragazzi un po' più grandi, relativo proprio alla partecipazione al dibattito, ma questo sicuramente ha a che fare con l'età delicata che si trovano a vivere, alle volte può essere difficile per loro esporsi. Quindi da questo punto di vista la sala, la visione in sala e il dibattito diventa anche una palestra, uno stimolo, una possibilità. Sicuramente c'è una risposta molto più vivace da parte dei giovani, dei ragazzi piccoli o dei bambini che come dire, partecipano anche al dibattito maggiormente, però ripeto, si tratta anche di una risposta che è strettamente collegata all'età e alle fasi appunto dell'adolescenza che stanno vivendo. In ogni caso per loro è uno stimolo e un incentivo a più livelli, a venire in sala, a scoprire la visione collettiva, a scoprire la visione in sala, quindi non soltanto a casa sulla la visione individuali su schermi piccoli, quindi c'è prima di tutto il recupero di questa dimensione collettiva della visione che si sta un po' perdendo, ma poi c'è anche lo stimolo a riflettere su delle tematiche che hanno a che fare anche con il nostro quotidiano attraverso uno strumento diverso che è appunto quello della visione del film. Ultima domanda, perché vedo che la sala si sta gremendo per la presentazione appunto dell'iniziativa, della nuova edizione La Città Incantata. Il cinema quanto è importante, non solo per i ragazzi,
ragazzi, per i più piccoli, ma per tutti quanti noi. Adesso le sale si stanno riempendo dopo anni di abbandono, per così dire. Dal tuo punto di vista, e anche dalla tua passione, perché sicuramente amerai il cinema, quanto è importante, che cosa rappresenta oggi una società così veloce? Vedere un film, semmai di un autore che ha dei tempi più lenti, quindi non un film d'azione così veloce. Beh, allora, il cinema è sempre stato, come dire, un agente di storia, ha sempre svolto un ruolo importante, soprattutto nei decenni passati, quando la televisione era meno diffusa e non c'erano le piattaforme e le serie TV. Quindi il cinema ha sempre svolto un ruolo importante, è stata una vera e propria anche agenzia di formazione, ha strutturato delle identità, ha creato delle memorie. Oggi ci troviamo di fronte ad un panorama mediatico molto più frammentato e dove c'è molta più offerta. Quindi la visione in sala è soltanto una delle possibilità che abbiamo, però ecco, vedere un film in sala con i suoi tempi, che appunto sono dei tempi più lunghi, come dicevo prima, anche che viene fruito in una dimensione collettiva, significa recuperare, no, degli aspetti della, insomma, della nostra vita, che hanno a che fare appunto anche con la gestione di un tempo più lento e la visione collettiva, che sicuramente nella vita di tutti i giorni, che è più appunto frenetica, si stanno perdendo. Per cui sicuramente il cinema, così come è stata, continua ad essere una scuola di vita. Grazie e in bocca al lupo per questa nuova avventura.